Allora, primo esperimento idroponica. Abbiamo su una lampada, due timer, un sistema NFT, un bidone da 30 litri, una pompa. Adesso abbiamo già messo tutte le piantine. Insalata. Adesso finiamo di mettere il peperoncino. Qua. I semini sono qua. Abbiamo la nostra spugnetta. Nella spugnetta mettiamo il semino. E voilà. Poi il semino lo mettiamo nel vasetto. Ecco qua. E via, e seminiamo così la semina. E si spera di mangiare. Mangeremo, boh, vediamo. Adesso proseguiamo con un'altra semina. Ecco qua. Seme va inserito nella spugnetta. Ecco qua. La spugnetta, vedete, c'è nel a mo' di si fila dentro e ce lo passiamo nell'altro inquadrino in giù. Olè. Mi manca un altro tubo e il gioco è fatto. Allora, abbiamo messo il fertilizzante nel bidone alimentare che serve per la vegetazione, quindi fertilizzante messo. Abbiamo programmato sia la luce che la pompa ogni 2 ore un quarto d'ora, quattro su due timer. E questa qui è la lampada. La lampada che fa l'effetto vegetale. Adesso qui attiviamo, ecco qua. E così la lampada inizia a fare il suo lavoro. Adesso questo qui è il pezzo, diciamo, più. La lampada starà 12 ore. Vedete tutto riflettente, in maniera tale che la luce arrivi su tutte le piantine. Sotto abbiamo messo il peperoncino. Boh, il primo esperimento è pronto, adesso bisogna solo aspettare. E sicuramente nel prossimo upgrade ci sarà un rilevatore di watt di consumo per appunto poi vedere se il lume vale la candela. Qui sono i fertilizzanti che sto provando a usare. Abbiamo questo qui per il vegetale, poi abbiamo questo qui per potenziare la fase di fioritura e poi abbiamo questo qui nella fase proprio di fioritura. Poi qui ho preso degli appunti su internet per le temperature, il pH, tutte queste cose da controllare, che per un primo momento farò finta di non seguire, così sperimentiamo un po' alla volta, perché bisogna anche provare, sbagliare, provare per vedere un po'. Adesso il tutto sembra perfetto. Adesso la grow box è chiusa, quindi le piante vivono in uno spazio, in una serra tutta loro. Io posso verificare da questa finestrella se tutto va bene. Ecco, posso vedere eventualmente se qualcosa non va da qua. Ecco, finestrella.